amici di Android Blog, ancora dallo stand LG del Mobile World Congress, per vedere un po' questo vero top di gamma di questa manifestazione di LG. Parliamo di LG G Pro 2. Purtroppo attualmente non vi sono informazioni su un'eventuale commercializzazione per il mercato europeo, però il terminale è davvero interessante e merita di essere visto approfonditamente. Andiamo a vedere subito le caratteristiche hardware che presentano lo speaker qua a filo bordo. Davanti abbiamo anche i vari sensori e la fotocamera frontale. I bordi sono molto sottili attorno del display, i tasti sono su schermo. Sotto abbiamo il microfono principale, mentre lateralmente, come LG ci ha abituato con gli ultimi modelli, non abbiamo nessun tasto. Sopra abbiamo l'infrarosso per la funzione telecomando, il secondo microfono per la soppressione dei fusci e il jack da 3,5 per le cuffie. Posteriormente gli ormai iconici tasti posteriori di LG col blocco sblocco e i tasti volume e la fotocamera da 13 megapixel stabilizzata in modo ottico, in grado di registrare video in 4K. La texture è molto bella e piacevole al tatto. Qua abbiamo anche l'antennina per il mercato coreano per la televisione. Dietro, in fondo, infine abbiamo lo speaker per i suoni di sistema. Andiamo a vedere questo bellissimo display da 5.9 pollici Full HD IPS che rende davvero bene alla vista sia a livello di luminosità che a livello di gamma cromatica. La UI invece è quella che ormai siamo abituati a conoscere su ogni terminale LG presentato ultimamente. La batteria, ci siamo dimenticati prima, è una 3200 mAh che dovrebbe garantire un'ottima autonomia. Il processore che muove il tutto è un Snapdragon 800 quad core a 2.26 GHz affiancato a ben 3 GB di RAM. Lo storage interno, a seconda dei mercati, sarà da 32 o da 16 GB, espandibile mediante micro SD. E tutte le implementazioni di LG come il Nokon Code quindi il doppio tap per il risveglio sono disponibili ovviamente anche su questo G Pro. Per un confronto dimensionale abbiamo anche a disposizione un G2 normale che possiamo vedere è decisamente più piccolo, nonostante la diagonale del G2 sia una 5.2 pollici. Il terminale comunque speriamo che arrivi anche in Europa, perché davvero ci ha favorevolmente impressionato. Andiamo a vedere anche qua quale versione equipaggia all'uscita il telefono. La Software Information, la 4.4.2, quindi anche in questo caso è l'ultima versione di Android disponibile. Andiamo a vedere un attimo se siamo collegati a internet nonostante il traffico possiamo usare il browser di serie. Ecco, avevamo già precaricato il nostro sito che naviga in modo davvero fluido, non vi sono refresh, non vi sono ritardi e delay di sorta su ogni tipo di operazione che noi andiamo ad effettuare. Quindi per la preview di LG G Pro 2 direi che al momento è tutto. Un saluto da Alessio per androidblog.it.